Italia 6 milioni di persone soffrono la povertà assoluta. In Italia, ogni giorno, 13.000 quintali di pane vengono sprecati, buttando via quotidianamente anche 120.000 euro, circa 430 milioni ogni anno. Con il desiderio di combattere questo paradosso e l'intuizione che fosse possibile, un gruppo di amici del Milanese ha fondato un progetto digitale contro lo spreco di cibo, Breading. Breading è una piattaforma digitale no profit che si pone da intermediario tra i panettieri, i bar e la GDO che ogni giorno si trovano costretti a buttare delle risorse alimentari, in particolare noi parliamo di pane, e dall'altra parte le associazioni del terzo settore in costante difficoltà nel reperimento di tali risorse per l'aiuto a persone che si trovano in condizioni disagiate. L'applicazione punta a fare da intermediario fra la domanda delle associazioni del terziario e l'offerta dei panettieri, cercando di semplificare al massimo questa relazione. Ogni giorno il panettiere a fine giornata potrà inserire il quantitativo di pane in eccesso e sarà poi la piattaforma a occuparsi di smistare questo avviso di quantitativo alle associazioni del terzo settore più vicine. Più vicine è importante dirlo perché le parole chiave di Breading sono geolocalizzazione e prossimità. La piattaforma, ideata da 6 ragazzi under 30 con formazioni e competenze diverse, non è solo approdata nel mondo social, ma lì è cresciuta e si è sviluppata, a partire da un tweet mandato per gioco al viceministro per l'agricoltura Andrea Olivero e al sottosegretario Luigi Bobba. Nel momento in cui con un tweet abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo raggiunto sia Luigi Bobba sia Olivero e li abbiamo incontrati effettivamente a Bobba, quindi dal digitale siamo passati al reale, tutto è stato una sorta di cascata. È stato questo il valore aggiunto che abbiamo avuto dai social media, cioè dove non siamo riusciti a raggiungere noi e arrivare noi e fare noi il nostro lavoro, effettivamente il social media ci è venuto incontro col lavoro, facendo quella parte che ad oggi non eravamo riusciti a fare. L'applicazione verrà presentata ufficialmente il 20 di ottobre all'Università Cattolica di Milano. Siamo contenti di quello che stiamo facendo per adesso, siamo comunque ansiosi di vedere il risultato che ci darà questo primo impatto nel terzo settore e speriamo di portare il nostro contributo in modo che sia comunque importante.